Bene, salve a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul canale di Mr. Critico 87, alias Francesco Barni. Quest'oggi vi saluto dalla Grecia, precisamente dall'isoletta delle Sporadi del Nord Alonisos, e facciamo un altro piccolo video che in realtà, al di là dei fumetti che ho comprato all'unico giornalaio dell'isola, tra cose vecchie e nuove, volevo farvi vedere quello che sono gli inserti dei quotidiani greci, il sabato e la domenica, tanto per farvi capire che evidentemente nel nostro sistema di quotidiani c'è qualcosa che non funziona. Ma partiamo dai fumetti. Abbiamo il numero 112 di Mickey Mouse, Sevati Litargo, incredibile, ma vero, storia di Paperino Paperotto in greco. Qua le solite quattro storie, vediamo se mette un po' a fuoco, non lo so, vediamo qui. Ecco, finalmente ha messo a fuoco. Sono storie nuove, sono le solite quattro storie di cui vi parlavo. Abbiamo da Paperino Paperotto, appunto. Ah no, abbiamo una doppia storia con Paperino Paperotto. Anzi, è tutto dedicato a Paperino Paperotto questo numero. Molto interessante. Ah, perché ecco qua, primo, secondo, terzo tempo e l'ultimo, pagina 111, proprio una storiella piccolina che non ha a che fare. Comunque, bellissimo, come sempre 1,90 euro. Meditate, gente, meditate. E qui abbiamo il numero 1068 di Popeye, Braccio di Ferro, dell'edizione Dragunis. Questo qua ha pagato 1,20 euro. Qua Kalosirtate, che vuol dire in greco benvenuti. Guardate, le vignette giochi con le Deca di Aphoresi Parcunst di Dion Marchetes, quali sono le due differenze, e poi si inizia con le favole, sì, le favole, le storie di Braccio di Ferro. Come si usava una volta, una pagina in bianco e nero e una a colori per risparmiare. Incredibile, ma dentro c'è questo vecchio annuncio di questa persona che ha messo a disposizione tutti i suoi numeri di telefono perché vende appunto dei vecchi comics Mickey Mouse, classica Disney, Megalo Mickey, insomma tutte queste. Adesso vi dico di che anno è, 1991, eccolo qua. 1991 King Features Popeye, abbiamo il mitico Poppy Deck Pappy e la mamma di Braccio di Ferro, quindi i nonni, fantastico qua. Vabbè, queste sono pietre miliari e qua una pubblicità dietro. Ma passiamo in velocità, mettiamo via un attimo questo cartellino. Passiamo in velocità, ve ne faccio vedere uno a caso, un quotidiano greco. Un quotidiano greco per quanto riguarda il sabato, oggi sabato 6 agosto. Parapolitica, praticamente sarebbe riguardo alla politica, un giornale prettamente politico con però un po' di tutto. Questo costa, da solo costa, adesso ve lo dico, senza inserti, senza inserti costa 1,10 euro. Alcuni costano 1,20 euro, ma nessuno 1,50 euro. Con gli inserti costa 3,50 euro. Voi direte, ma quali sono questi inserti? Perché 3,50 per un quotidiano può essere tanto. Allora, ve li faccio vedere subito con molta velocità. Sono tutti sempre in celofanati questi quotidiani. Li tiriamo fuori. Ci siamo quasi. Eccoci qua. Allora, innanzitutto abbiamo il giornale normalissimo, come potete vedere, con inserto economia dentro, eccetera, eccetera. Qua si parla della quantità di.